Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Il mio primo video è Dragon Ball Xenoverse 2. Adesso mostrerò il Legend Patrol DLC, che nella Nintendo c'è da un bel po' di tempo, ma racchiude la storia del primo Xenoverse, mi sembra. Andiamo, dovrebbe essere Bot Wipa, se non mi ricordo bene. Cosa ho detto? Vabbè, andiamo. Per chi stesse domandando, sì, sto registrando lo schermo della Nintendo, perché sono povero. Vabbè, e sto facendo una traccia audio dopo aver registrato, come tutte le persone normali, così almeno giocano meglio. Non ho mai giocato Xenoverse 1 perché faccia lei, sulla Nintendo non esiste. La mia voce sarà più forza, per più forte dell'audio, perché se non mi arriva il copyright per forza. Certo che gioco proprio di merda, anche se registro il gameplay diviso faccio schifo a giocare. Manco fossi Joseph the Gamer, perfetto. Ma questa è l'unica combo bella che ho fatto tutto il gameplay, ma vabbè. Apriamo la storia di Dragon Ball Xenoverse 1. La storia inizia con la storia che sta distruggendo. In pratica questo è lo scontro tra Goku e Freezer, e Freezer, a posto di morire, si alza. E questa cosa non è mai successa, perché Freezer è caduto ed è morto, fine. Poi passiamo dopo al Cell Game. Sì, quello dopo è il Cell Game. Da quel che so l'ha sconfitto Gohan, quindi già che c'è Goku e lo sconfigge non va bene, è già un cambiamento della storia. Comunque sono davvero molto scarso. So fare solo questo, che è facile. Clicchi uno dei il grilletto, quello sinistro, ZR, grilletto ZR, poi il tasto per muoverti e la B, e fai quella cosa. Poi il resto non so fare una combo decente, ma questo vabbè, non lo sa fare nessun italiano una combo decente su Dragon Ball Xenoverse 2. Infatti questo si vede che Dragon Ball Xenoverse 2, perché i modelli sono letteralmente diversi. Comunque sembra che queste cose erano appena installate il gioco, ti appariva questo, prima ancora di creare il personaggio, mi sembra. Sì, ovviamente ho fatto tutto con il personaggio a livello 99, essendo che ho già finito il gioco. Scusate, è successa una cosa orripilante, non so come è possibile, è diventato Alex Star in casa, scherzo ovviamente. Già che Cell è stato sconfitto dovrebbe comportare cose brutte nella linea temporale. Che si rialza dovrebbe essere normale, ma non con l'aura viola. Demigra. Questo cos'è? Perché c'è sta roba? Ah giusto, Bu. Majin Buu. Perché non si sente la voce di Majin Buu e Goku fa uaaah e si trasforma? Iscriviti. Solo l'8% di voi è iscritto veramente. Guarda i video. Iscrivetevi. No, non so cosa sia successo. È apparso il ragazzo di Fortnite. Comunque, già che qua che tipo è stato sconfitto da Goku Super Saiyan 3 non va bene, visto che deve essere sconfitto da Goku Super Saiyan Genkidama, bla bla, quelle cose lì. Vi lascio il resto del video, però senza parlare, non parlerò più da adesso in poi. この流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。 この地でお前を呼ぶ者がいる。強き戦士よ。さあ、姿を見せるのだ。Limiti del furto.